Grazia, eleganza, talento, a bella ma Rossella Brescia. Eccola lì. Amore, ho già dato. Chi è che ha urlato sposami in studio? Francesco, alzati subito in piedi. Ecco, la vergogna di 5 minuti. Vado, per favore. Eh? Hai urlato sposami? Sì. Francesco, sei sicuro? Sono sicuro delle mie azioni, sì. Va bene. Amore, ho già dato, grazie. Ti invito alla sobrietà, ti invito alla sobrietà. Rossella, che bello. Io ho annunciato questo nostro incontro da qualche settimana, dopo che ci siamo incontrati occasionalmente a una tombola. È vero, alla tombola degli orrori. C'era anche Vittoria Belvedere. Sì? Ci siamo rivisti. Quanto ci siamo divertiti? Sì, ci siamo divertiti un sacco. In realtà questo è un appuntamento che avviene da tantissimo tempo, grazie a un amico che abbiamo in comune, che organizza la tombola degli orrori. Cioè, i premi sono praticamente delle cose tremende che magari ti sono capitate negli anni, no? Non so, avete mai avuto un regalo bruttino, diciamo, no? Che uno non sa buttare perché c'è l'affetto, però dice magari posso dare questa felicità ad altri. Ecco, tu cosa hai preso? No, è inutile che fai così, perché lo sai benissimo. Ma tu c'avevi il cartellone, facevi te il cartellone. Io facevo il cartellone. Mi è arrivato un cigno orrendo, un cigno osceno, vabbè, ma nero, okay, con dei strani disegni cinesi. C'è una e devo esporlo per regola. Ah, certo, c'è anche la regola di 4 anni, non si può dare a nessuno. Dopo 4 anni puoi rimetterlo in piazza, no? La vuoi fare? Ti invitiamo. Sai che tra 4 anni te lo ridò, Orcino. Te lo ridò. Senti, Rossella, la cosa bella tua, l'ho detto in apertura, è che tu, pur avendo una grandissima popolarità, governi con grande attenzione le tue esibizioni pubbliche, non ti piace apparire a tutti i costi, fai il tuo, tutte le mattine conduci un programma di grandissimo successo, la radio su RDS. Grazie. Sei un'operaia di questo mestiere, te? Sono un'operaia, ma l'ho scelto. Ho scelto di fare questo. Ho avuto quasi una vocazione. Sono un po' sacerdotessa in questo senso, perché mi piace dedicarmi con tutta me stessa a quello che faccio. E spero di farlo bene. Ringrazio anche i miei colleghi, perché al mattino non sono da sola, sono con Baz e Ciccio, quindi mi piace sempre pensare il team che lavora, e siccome ci sono gli altri devo rispettare gli altri, è quello che faccio sempre. Ma la disciplina fa parte di te, perché sì, hai iniziato e non hai mai smesso con la danza, che è la tua passione e la tua compagna di vita, la tua vera, credo, compagna di vita. Sì. E immagino che il rigore, la disciplina, il senso di responsabilità ti abbia attraversato già negli anni giovanili, sì, da prestissimo, sì, sì, no? Avevo visto in TV un programma, tra l'altro sulla Rai, Maratona d'estate, di Vittoria Ottolenghi. Avevo visto ballare Alessandra Ferri e Baryshnikov, facevano Giselle. Dissi, cavoli, questo lo voglio fare anch'io, voglio ballare. Volevo soltanto ballare, non volevo... Poi, chiaro, tutto quello che è venuto dopo, ringrazio Gesù, però volevo imparare a ballare. Poi la danza ha fatto parte della mia vita, fa parte della mia vita, lo so che non si può ballare fino, insomma, a tanti anni, si può fare altro nella danza, no? Si possono ricoprire altri ruoli, però lo farò sempre, perché è l'unico modo che ho per sentirmi così viva ed energica. A volte mi dicono, ma te non invecchi mai? Ma lo sai che forse è proprio dalla danza che mi viene? Perché me lo sono chiesto anch'io, perché ti tiene muscolarmente tonica la testa, ricordare coreografie, essere sempre concentrata. E forse è quello che mi dà questa energia che ho sempre. Hai un tasso di umanità molto raro, nel senso che ti ho visto domenica, anzi c'è una foto sul profilo Instagram di Rossella Brescia, ti ho visto tornare piena di emozione ad amici e ho visto la pubblicazione di questa foto bellissima sul tuo profilo Instagram con Maria De Filippi, e siccome ricordo le riserve che il mondo della danza ti ha inoltrato quando hai scelto di fare la TV popolare, il fatto che sei riuscita a mantenere quel côté e al tempo stesso anche a spenderti nella TV popolare senza mancare di rispetto, diciamo, a queste due dimensioni, dice tantissimo di te, e soprattutto la grande riconoscenza che hai,
che hai manifestato pubblicamente nei confronti di Maria De Filippi. Ah, beh, Maria The Queen nel senso vero, proprio, perché per me è stata una guida sempre, e lei che ha creduto in me, insieme a Maurizio hanno creduto in me, e amici, mi ha fatto tanto bene, nel senso che mi sono divertita ed è stato forse quello un po' il trampolino di lancio, anche se poi io vengo dal classico, quindi insomma ci sono state anche un po' di critiche, no? Perché c'erano tanti stili che magari erano più modern, allora me ne dicevano di ogni. Che poi rivedendoli, perché c'è un sito che li fa sempre rivedere, me li manda e dico, ma pensa te quanti problemi mi sono fatta, che poi non ero proprio così, Cioè anche se facevo classico, comunque il modern lo... Sei stata destinataria da parte dei tuoi colleghi, delle tue colleghe con cui hai iniziato il percorso professionale nella danza quando sei diventata popolare? Perché io immagino... Spesso è una cosa che si dice, poi non so se sia vera, che quando si ottiene successo non sei tu che cambi, ma sono le persone intorno a te che cambiano il modo di relazionarsi con te. Ecco, il mondo di provenienza ti ha voltato le spalle o ti ha sostenuto? No, perché sono stata io anche ancorata a quella terra che è, per esempio, la mia città, Martina Franca, il mio paese. Cioè io vado sempre in Puglia. In Puglia ho deciso di aprire una scuola di danza perché sapevo che c'era un problema nella mia città. Io facevo 2 ore di sud-est, che chi non è pugliese forse non lo sa cos'è un treno sud-est, è un treno che fa tantissime fermate, quindi prima di arrivare a destinazione, cioè comunque facevo il liceo, studiavo, non è che ero proprio così, non facessi nulla. E facevo 2 ore di andata e 2 ore a tornare, più le ore di danza, ed è stato faticoso. Infatti la prima cosa, appena mi diplomo in accademia, voglio aprire una scuola di danza per i ragazzi che studiano a Martina Franca. E l'ho fatto con grande sacrificio mio, perché poi non è che faccio solo quello, faccio tante altre cose. Ho visto che hai condotto il Capodanno. Ho condotto il Capodanno a Martina Franca, ho delle radici molto profonde. In che famiglia sei cresciuta? In che tipo di famiglia sei nata e sei cresciuta? Molto semplice, proprio mio padre è sarto, mia mamma casalinga, le mie sorelle che facevano tutt'altro, hanno studiato, un solo stipendio, e io non so come facessero veramente, perché io studiavo, mia sorella studiava, l'altra pure, vabbè, lavorava. Ringrazio la mia famiglia che mi ha sostenuta sempre. Mi ricordo che avevo veramente pochissimo e con quello ero felicissima. E forse è quello che mi ha insegnato, no? Riuscire a riconoscere il valore di ogni cosa. E questo l'ho avuto dalla mia famiglia, che è così. E quando tu mi parli, no? Che ti è cambiata un po' la vita. Ma non lo so, forse non, no. Nel senso dei rapporti non mi è cambiata, perché anch'io sono così, continuo ad essere così e non vedo perché dovrei cambiare. Ma poi tu sai fare tantissime cose. Sai condurre, sai ballare, sai cantare, sai intrattenere. E mi domando, no? Mi domando. Ma sì, me lo domando anche, lo faccio pubblicamente. Ma com'è possibile che negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, la televisione sia cambiata talmente tanto che chi non sa fare niente o sa fare poco ha spazio, e chi è completo artisticamente come te fa più fatica? Ma non lo so. Come te lo spieghi? Allora, credo che la mia vita privata non sia fatta di eventi importanti, e quello penso che sia fondamentale. Cioè non sei una donna di relazioni? No, non solo, non succedono cose nel senso di vita privata, capisci? Che un po' stuzzicano forse, non lo so, credo. Cioè non ti presti al gossip a tutti i costi? No. Sinceramente no, ma non ne sono capace, non farei delle figuracce, non sono io, quindi preferisco essere così. Cioè tu mi stai dicendo che oggi la televisione va ad attingere laddove i personaggi maschili e femminili hanno, diciamo, una attenzione mediatica legata anche alle vicende private. Beh sì, ma non sto demonizzando. Sto facendo il finto tonto, ma mi è chiaro, sì. Sì, credo che sia così, però non, cioè, uno fa delle scelte nella vita, io ho fatto la mia scelta e sono felice così. Poi vengo qua da te e quindi sto bene. Allora, questa signora è veramente una vera prima donna dello spettacolo italiano.
È stata coprotagonista di una puntata di Don Matteo nel 2004, così. Cosa hai preso? Luca, attento, Luca! Scusa, scusa, scusa! Comincio a stancarmi di te, lo sai? Ma no, se stiamo scusa. Solo perdendo tempo, dimmelo! Adesso lo rifacciamo! No, basta, non lo rifacciamo! Non posso perdere il mio tempo con un incapace! Oh. Con Gianni non accadrebbe, vero? Gianni non pattina con me. Ma potrebbe. Prima dovrebbe cambiare testa. E credo sia impossibile. Quello che hai fatto sembra dimostrare il contrario. Ah sì, e che avrei fatto? Tu hai causato l'incidente. E volevi che fosse Gianni a farsi male. Ma non potevi prevedere che avrebbe fatto uno dei suoi capricci. Tu amavi Gianni e l'ammiravi. Ma lui non ti ha voluta. E così hai provato a vendicarti. Si sbaglia, non me ne importa niente di Gianni. Non è vero. Io sono sicuro che te ne importa tanto. Ma purtroppo oggi ci inculcano l'idea che se non otteniamo quello che vogliamo, non valiamo niente. Ma non è così. Tu, Veronica, vali. Vali per il semplice fatto che Dio ti ama e ha bisogno di te. Perché Dio è umile. 'Prendo in prestito questa frase di Terence Hill, del personaggio interpretato da Terence Hill, per chiederti che rapporto hai con Dio. Bellissimo. Senza Dio non sono niente. Io prego sempre molto. Credo che tutto quello che ho fatto ho avuto sempre Lui dalla mia parte, almeno. Cioè, senza di Lui non si può fare niente. Io non so come si possa fare. E sono molto... ho una grande spiritualità anche, ma posso pregare anche in una chiesa protestante, non, perché Dio è sempre lo stesso, c'è. E ti dico questo perché il mio compagno è protestante e quindi... Però a volte vado anche a messa con lui, non... Cioè, per me è importante pregare. Questo lavoro non avrei mai potuto farlo senza di lui. Considera che nella mia famiglia non c'era nessuno che avesse questo tipo di velleità, di ambizioni. E quindi mi sono sentita un po' sola. Lui mi ha fatto sentire sempre meno sola. Sai, noi ogni tanto in questa trasmissione facciamo un seriale con un sacerdote che si chiama Don Walter Insero, dal titolo Dove si trova Dio? Dove si trova Dio per te oggi, nel 2022, nel mondo che stiamo vivendo? Allora, è una bella domanda, però secondo me Dio è sempre tra le persone più bisognose e è sempre intorno a noi comunque, perché una volta ho letto delle cose di Madre Teresa, no? Perché volevo fare la missionaria, volevo andare a fare delle opere lontano, e lessi una sua frase in cui diceva: guarda che non c'è proprio bisogno di andare fuori, puoi girarti intorno e magari, non so, c'è tua nonna che sta da sola, valla a trovare più spesso. Lo ha detto anche Papa Francesco. Anche Papa Francesco. E questa è una cosa che dovremmo fare tutti, perché poi non è che tutti possono fare delle missioni, perché ci vuole una preparazione, ci vuole lo puoi fare anche tu, e quindi quella è una scusa tante volte. Invece lo puoi fare occupandoti di una persona. Ma io l'ho sempre fatto, perché io vivevo con la mia prozia, E quindi sono sempre come stata... Vivevi con la tua prozia? Perché mia mamma lavorava, mio padre, cioè era casalinga, però aiutava un'altra nostra parente, quindi insomma era sempre fuori. E io ero la più piccola, le altre due mie sorelle erano coalizzate insomma tra di loro, e io quindi con chi rimanevo? E rimanevo con lei, che si è occupata tanto di me. Quindi io andavo a messa tutti i giorni, perché zia andava a messa tutti i giorni. E iniziava la mia competizione con chi portava il campanellino sull'altare. Ma quindi le canzoni di chiesa le conosci? Tutto so. Aspetta un attimo. Adoro. Datemi una chitarra. Che fai? Filo. Non si allunga. Allora, Salvatore Perfetto. Fai una regia rock and roll, perché la chitarra non si può muovere da qua. Aspetta un attimo.
Allora, come fa? Tu sei... Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Nella tua parola io camminerò, giuro non la so più. Avrò bisogno di te. Voi la sapevate? Preparatissima! Ma allora è vero! Ma allora, Angela, la ma allora okay. È vero, le sai tutte! Ma le so tutte! Ah, quella mi piace un sacco! Com'era guarda, quella? C'è un TikTok che è fantastico! Vai, fatelo subito! Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura! Vedi? Bravi! Che bello questo spirito! Anzi, è un modo per salutare, se ne parla poco, tutti i catechisti, certo, e tutte le persone che operano nelle parrocchie italiane. Come no? Perché sono luoghi che accolgono. Ho un cugino prete che è fantastico. Un cugino prete? Ma quante cose sto scoprendo? So tutto. Come si chiama il cugino prete? Si chiama Don Martino, che fa cose incredibili per i ragazzi. Ha una comunità di ragazzi, organizza sempre tante cose, li aiuta a studiare, a realizzare sogni. Veramente fanno delle cose incredibili. Allora, questa signora qua, oltre ad aver calcato i palcoscenici di teatri incredibili, oltre ad aver recitato, avete visto un'occasione insieme a Terence Hill, oltre ad aver fatto tanta televisione, beh, insomma, è andata ospite sul palco del Festival di Sanremo in maniera molto singolare, nel 2005. Con te ho speso tutta la mia età, cosa ne farò di quelle frasi scritte sul telefono, siamo noi la vita che fa vivere nel cuore, questo amore incancellabile, cosa ne farò, le rileggerò per poi pensare che di te solo un messaggio resterà, ma la verità è solo una ferita dentro l'anima che si aprirà tutte le volte che i pensieri sono irrimondibili, la tua bugia a una ragazza di periferia. Anna Tatangelo nella serata dei duetti a Sanremo ha convinto Rossella Brescia e Giuseppe Perez, sì, a ballare sul palco dell'Ariston. Sì, è stato bellissimo, un'emozione grandissima. Quello mi manca, cioè quella è una cosa... Ma ho letto che Amadeus sta cercando... No, una... lascia stare, non... lascia perdere. Perché lascia perdere? Ma figurati, dai. Non mi capitano a me queste cose, non... Io penso che tu abbia tutti gli ingredienti per fare la conduttrice di Sanremo. Te lo dico sinceramente, io non conto niente. Dovrebbe finire Bresciagni, il mio nome è Ferragni, Favagni, no, Bresciagni. Posso dire? Posso appelliamoci cambiarlo? Amadeus, Rossella Brescia a Sanremo. Sarebbe fantastico. Sai fare un sacco di cose. Lo so, però te l'ho detto, la mia vita non è fatta di eventi... Ma poi tu vai senza gobbo, improvvisi, io le so ste cose, me l'hanno raccontato che a Buona Domenica eri proprio, cioè, istinto puro. Ma perché sennò che anche divertimento c'è, ma certo. No, se, cioè, il gobbo ti può far insomma, può essere utile se per una scaletta, però poi devi andare così, a braccio, come fai tu. Ti presento i concorrenti di oggi. Apriamo lo studio per la generazione boomer Enzo Saturni, per la generazione Z Alessio. E allora, loro hanno preparato un reel copertina su di te. Sarai tu a decidere a chi destinare i 40 punti di questa sfida. Vediamo il primo. Dovrei fare un video su Rossella Brescia. Misure 93, 60, 93.
Ma sai che... 73, ha voglia. Poi... 60, io ho 57, preciso. Poi... 90, io ho... 82, perfetto. Ok, le misure ce le ho. Ma Rossella Brescia è una ballerina. Ma sai che... Eppure le misure ce le ho, la ballerina la so fare. Però lei c'ha i capelli troppo lunghi, non sarò mai come Rossella Brescia. Alessio Lo Monaco, concorrente della Generazione Z. Vediamo il reel copertina di Enzo. Saturni, Generazione Boomer. Rossella, passione e divertimento. Ed è proprio nell'allestimento di Carmen che Rossella Brescia conosce Luciano Cannito, coreografo e regista del balletto. È colpo di fulmine. Galeotta fu la Carmen? Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità. Una mezza follia quella di Enzo Saturni. Allora, ragazzi, Rossella, quale dei due reel copertina ti è piaciuto di più? Ma non si può fare un pareggio? No. No, devo... Il regolamento non lo prevede più. Ah, ok. Allora, ero noiosa, ho capito. E allora, solo perché ha fatto qualche passo di danza, credo che Alessio... Ma proprio di poco, Alessio Lo Monaco, 40 punti. Grazie. Ti presento per gli aggiornamenti il nostro dottor web Domenico Restuccia. Buon pomeriggio. Eccolo qui, Domenico. Aggiorniamo la classifica. Alessio, Generazione Z, 40 punti. Per adesso Enzo De Boomer a 0. Rimaniamo da Restuccia perché so che hai preparato la reputazione web sulla Brescia. Come? Vediamo un po' sì, il grafico. Sì. Allora, qui analizziamo il sentiment, Rossella, le faccio vedere il suo. Guardiamo il grafico. Gran bel sentiment. 25% sono le persone che parlano bene di lei, un 7% qualcuno che ha qualcosa da ridire e poi c'è quello spicchio, diciamo, di astenuti, il 67%. Ma cosa hanno da ridire sulla Brescia? No, ma infatti solo cose belle. Tra l'altro... si parla, sì, vabbè, nel senso è solo un 7.4. Quali sono le critiche che ti arrivano più frequentemente dal web, intendo dire? Ma sai che poi alla fine neanche tante, no? Cioè, perché poi ci sono sui social, no? Non... Devo dire che grazie a Dio... I rosiconi ci sono sempre. Ma ci sarà stato un haters e allora uno lo... Un hater, uno solo, sì. No. No, ma non ha scritto... No. Tipo, sei brutta, ma queste cose così... Ah, letter senza, non, la, senza S. La S, no? Se uno... È uno, no, vabbè, grazie. È tipo crackers. Poi, ma sarà un rosicone. Amore, non lo so, però va bene, dico ok. Ma anche perché oggettivamente, no? Ti si può dire tutto. Ma dei gusti, cioè, ma come dei gusti? Ma che ne so, la bellezza è sempre... Hai una bellezza che è disarmante. Sai che è disarmante la tua bellezza? No, è disarmante. Che piacere. Alessio? Confermo. Piacere, Alessio. Guarda che lo fa con tutte, quindi no, non vale. No, questa non va bene. No, ma è la verità. Ecco perché si siede qua. E certo, è sempre pronto in agguato là dietro, Restuccia. Sì, in realtà è riconosciutissimo chiaramente da tutti il suo talento nella danza e devi sapere, Pierluigi, che questo talento attraversa tutte le azioni quotidiane di Rossella Brescia, nel senso che ho scoperto che noi, se dobbiamo controllare se la pizza è pronta nel forno, ci abbassiamo, no, e apriamo. Rossella Brescia invece lo fa così, controlla se la pizza è pronta in questo modo, quindi... Però c'è un altro talento
ma... che no, io non conoscevo, anzi conoscevo poco, ma vale la sai pena. Sai che invece... ti tenterò di emularti. Però mi mandi la foto. Non so di come viene. C'è un altro talento invece che conoscevo, si conosce meno, ma in realtà vale la pena essere sottolineato due volte. Quale? Se le faccio vedere queste quattro persone, Michelle. Ah, la so, la so. Ah, la sai? Lei è un'imitatrice incredibile. Pazzesca. Ma alla radio la sento. Sì, altro alla radio, ma ci sono dei TikTok che vanno fortissimi. Dove ti chiedo adesso, anzi le chiedo se ci fa sentire un attimo la tipo? Unziker magari. Come fa la Unziker? Buonasera signoretto, ma che piacere! Ma ciao! E beh, Giuliana Moreira, so che è uno dei cavalli di battaglia. Scusa, l'altra chi è? È Giuliana Moreira. Ah, Giuliana Moreira? Ragazzi, non l'ho riconosciuta a me. Però, ok, se fa, Giuliana fa... Moreira... Ah. Oh mamma mia, il bambino è caduto in piscina! Sofia Loren! Che si vede il décolleté? Oh, scusate. Ciao, che belli che siete, Marron. Camarone va a compagno tutto quanto. Ma è pazzesca! Cioè, se chiudi gli occhi è lei. Ma è pazzesca! Alessia Martuzzi. Ciao, che carini che siete. Dov'è Alfonso? Ciao, Alfonso, è carino. Ma non fa così, ma sei bravissima! Ma, scusami... Quando hai capito dentro di te di avere anche questa dote? Ma no, ma nel senso che quando mi piace un personaggio lo imito, no? Cioè lo stai guardando, allora ti viene, al momento ti viene di farlo. Così, non è che ci penso. Ma scusami, dei nomi magari che così su cui ti sei improvvisata nelle ultime settimane? No, no, ma che Diaco. Ma no. Va, ah, no. Mara, ti posso fare Fai Mara. Come va bello di sia! Ma sei bravissima! Ma proprio bravissima! Beh, bravissima no, perché due cose vuol dire. Allora, ci sono domande da questa parte, generazione boomer, generazione Z. Allora, Giancarlo, comincia tu, dai, poi c'è Silverio. Microfono. Ciao Rossella, ciao. Noi siamo quasi compaesani. Ah sì? Io sono originario di Alberobello e incontro sempre a un bar di Martina Franca d'estate, fanno il gelato buonissimo. A me? E tu saluti tutti. Io sono testimone dell'umanità e della dolcezza di Rossella Brescia. Ma scusa, perché una persona carinissima. Ma chi avete incontrato nella vita? Uno va al bar, se ti saluta, non ti saluta. Ma dov'è sto bar? A Martina? Nella sua città. E come si chiama? Che ne so, io vado a tanti lo bar. Lo conosci? Come si chiama? Tripoli, è Caffè Tripoli. Tripoli, ma diciamolo, come no? Che... Sì, ma certo, anche perché è un bar storico di Martina Franca, come no? Come no? E tu come... Quanto è importante per te il rapporto con col grande pubblico? Ma... Un personaggio della tua notorietà che è così carina con tutti, è così umana e semplice? Perché è normale, credo che sia nella normalità una cosa del genere, però... Non lo so. Ma che domanda è? Che infatti... Ma scusa, tu quando incontri un personaggio del mondo dello spettacolo della TV, solitamente è una iena? No, questo no, ma non è vero. Ma Rossella è così disponibile che è sorprendente. Adesso detta così non è proprio bello, Cioè, è così generosa. Cioè, ecco, generosa, cambiamo un attimo. Disponibile no. No, cioè, in che Giancarlo, ti sei messo in un cul-de-sac. Vabbè, da solo. Allora, chi c'è? Erika, prego. Ciao Rossella, ciao. Io mi chiedevo, nella vita, secondo te, le occasioni che ti sono arrivate grazie alla tua bellezza o più per la tua bravura? Allora, in realtà ho sempre fatto provini e, cioè, se magari sei piacente, vabbè, ma poi devi saper fare qualcosa. Guarda, credo perché poi alla fine, sai, cioè, per esempio, per lavorare in radio ho fatto un provino di due mesi. Più o meno più lungo della mia vita, perché comunque devi fare giornalmente, e credo che dopo un po' poi mi hanno presa, ed è da 17 anni che faccio la radio, quindi non credo che lì c'entri tanto la bellezza, anche perché poi in radio, per dire, no? Vabbè, adesso c'è anche la social TV, però credo che poi... A me piace tanto studiare, che... Non mi piaceva a scuola. Sei una secchiona. No, 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 a scuola facevo Lo dicono tutti. No, no, no. La fama però mi di chi piace tanto. Secchiona, disciplinata, arriva sempre in anticipo. Cioè, lo dicono tutti. Quello sì, arrivo in anticipo, sì. Però mi piace studiare, quindi io credo che sia perché poi alla fine c'è sostanza, cioè, c'è sostanza. Me lo auguro, ecco. Ma certo che c'è, facciamola sentire sta sostanza.